Buonasera a tutti. Vi do il benvenuto alla penultima puntata dedicata alla Web TV Young dell'Accademia Ducale. Oggi, giovedì 11 giugno 2020, continueremo con le interviste live ad alcuni dei nostri allievi delle varie sedi, quindi Pietragalla, Senise, Acerenza, e continueremo a mostrarvi inoltre i loro video. Siamo contenti quindi di ospitare tutti voi e l'occasione è gradita per ringraziarvi, salutarvi e anche per invitarvi a lasciare un saluto ai nostri giovani artisti. Come ben sappiamo, l'iniziativa della Web TV è nata, diciamo, da una delle tantissime idee del nostro direttore artistico, il maestro Giuseppe D'Amico. È un'iniziativa che abbiamo voluto far partire nel periodo del coronavirus, quindi quando stavamo tutti a casa e avevamo bisogno di fare qualcosa. E abbiamo cercato di cogliere, come dire, il meglio che questa situazione ci ha offerto. Abbinata alla Web TV, abbiamo creato una piattaforma digitale nella quale è possibile accedere a contenuti in maniera completamente gratuita, fornendo semplicemente il vostro indirizzo email a quello dell'Accademia Ducale, acc.ducale@gmail.com. Mail che andrà in sovraimpressione a breve grazie al nostro Matteo De Bonis, che cura la regia della trasmissione, al quale vanno un ringraziamento e un saluto per questo. Inoltre abbiamo altre iniziative su questa piattaforma digitale, con la quale portiamo, teniamo corsi di didattica a distanza, sia di musica che di doposcuola, se volesse. Quindi abbiamo avviato questa nostra offerta formativa, dando la possibilità a chi si vuole iscrivere di poterlo fare e per chi era già iscritto di poter continuare il percorso, affinché quindi non lasciasse il lavoro svolto a metà. In questa puntata siamo contenti di ospitare Simone e Rossella. Adesso passiamo alle Ciao, presentazioni. Ciao Rossella! sono Rossella Occhio, ho 16 anni e studio all'Accademia Ducale di Pietragalla. Perfetto, adesso manderemo il tuo video. Buona visione. Allora, Rossella, che brano hai interpretato? Allora, ho interpretato Tarantella di Sant'Ilario, composta dal mio insegnante Salvatore Pace. Perfetto, adesso passiamo a Simone. Ciao Simone. Ciao! Ti presenti al nostro pubblico? Sei anni. Una pietra calla. Va bene, Simone, adesso mandiamo in onda il tuo video, va bene?
Simone, allora, cosa ci hai fatto sentire? La tarantella vianese. Bravissimo. Come mai hai scelto proprio di studiare organetto? Perché mi piaceva. Ti è piaciuto da sempre oppure volevi suonare qualche altro strumento? Da sempre. Passiamo a Rossella. Rossella, tu invece come mai hai scelto questo strumento? Beh, ho scelto questo strumento perché è uno dei pochi come la chitarra o la pianola che può portare, che porta allegria, mi permette di far ballare le persone, di farle divertire. Bene. E, durante questo periodo, diciamo che mo stiamo uscendo pian piano, ma per molto tempo, per molti mesi siamo stati a casa, quindi diciamo è stato molto difficile, almeno parlo per me, ma come penso per un po' tutti. La musica in questo periodo ti ha aiutato a venirne fuori? Sì, tantissimo, perché comunque quando non avevo niente da fare, quando non sapevo proprio cosa fare, suonavo e semplicemente mi rilassavo, scaricavo il nervosismo che comunque si accumulava, perché non uscire è un disagio. E tu quando suoni comunque, perché lo fai? Lo faccio perché mi può portare un'occasione in futuro, cioè può portarmi un'occasione in futuro, quindi può essere un'opportunità. E che sensazioni provi? Beh, sicuramente mi rilasso, sicuramente. Ok, passiamo a Simone. Simone, tu in questo periodo, diciamo, hai suonato, la musica ti ha aiutato a venirne fuori, quindi da, diciamo, da questo periodo che è stato difficile per tutti? Sì. E come? In che modo? Mi ha aiutato ascoltandola e suonando un po' l'organetto. E tu che musica ascolti? Guasco e poi e basta. Ma io so che ti piace tanto Vasco, è vero? Sì. Ti è mancato qualcuno oppure qualcosa di più in questo periodo? Gli amici. La scuola. A te piace la scuola? Così così. Così così, e perché così così? Perché ci sono gli amici? Sì. Ma a te piacciono più le video lezioni oppure andare a scuola? Andare a scuola. E perché ti piace proprio di più andare a scuola? Perché sei in compagnia? Sì. Ecco. Rossella, invece a te? Beh, a me piacciono un po' più. A me piace di più fare lezione in video, su Skype, innanzitutto perché non mi sveglio presto la mattina, quindi quando facevo video lezione mi svegliavo verso le 8. Però, pertanto, non mi piace tanto la video lezione perché comunque non incontro gli amici fisicamente e quindi questo non mi permette nemmeno di parlare con loro. Ma come le trovi le video lezioni? Nel senso,
distraggono di più o di meno della scuola in presenza? Distraggono di meno sicuramente, perché comunque prima a scuola in classe, in aula parlavi, mentre adesso devi stare soltanto ad ascoltare l'insegnante. Ok, ho capito. Mi descrivi una giornata tipo di questa quarantena? Alle 10 avevo lezione, verso le 10, le 11 avevo lezione, terminavo verso le 13 e poi verso le 16 iniziavo già a fare i compiti perché sinceramente mi hanno lasciati molti. Quindi più di quando andavate a scuola. Sì. Giustamente, cosa fanno questi ragazzi? Devono stare a casa, quindi facciamoli studiare. E invece, prima della quarantena? Prima della quarantena, allora, innanzitutto alle 6 mi svegliavo, alle 7 e un quarto prendevo l'autobus, arrivavo a scuola e poi uscivo da scuola o alle 12:35 oppure all'1:35, prendevo l'autobus alle 2, all'1 arrivavo qui alle 2 e poi studiavo verso le 16. Uscivi pure, sì. No, sono il sabato. Solo il sabato. E che facevi il sabato? E andavo un po' alla parrocchia come animatrice, poi andavo a mangiare la pizza con le mie amiche e la sera stavamo un po' in giro fino alle 21:30. Ah, benissimo. Ma cosa ti è mancato di più in questo periodo? Mi è mancata la scuola, gli amici e soprattutto le uscite con gli amici. Ecco, Simone, mi descrivi invece una tua giornata tipo della quarantena? La scuola, poi guardavo un po' di TV, guardavo un po' di telefonino. E poi PlayStation, poi giocavo un po' con le cuginette e basta. E E invece prima della quarantena che facevi? andavo a scuola, poi guardavo un po' sempre di telefono, poi uscivo, giocavo un po' con gli amici. Mi dici una cosa, tu quando suoni, cosa provi? Felice, felice, Sei felice? Ti senti libero quando suoni? Tra 10 anni tu come ti vedi? Bella domanda questa. Tra due lavori. Cioè? Organizzo e YouTube. Non ho capito, organetto, eh? YouTuber. Ah, vuoi diventare proprio uno youtuber? E invece di aspetto fisico, tu come ti vedi tra 10 anni?
Alto. Fammi sapere una cosa. A te piacerebbe studiare un altro strumento? No. Per niente, nemmeno diciamo un secondo strumento, giusto così per passare il tempo, niente. Ah. E invece ci vuoi dire un tuo sogno chiuso nel cassetto, qual è? Cosa vuoi diventare da grande, oltre a diventare YouTuber? Vorrei diventare anche un detective Ah. o poliziotto. Quindi dobbiamo stare attenti tutti quanti. E invece sentiamo Rossella. Rossella, tu invece fra 10 anni, questa è una bella domanda, eh? Come ti vedresti? Sicuramente all'università. Già hai qualche idea di cosa studiare? Probabilmente giurisprudenza, però non so, ancora sono insicura. E invece tu fra 10 anni avresti 20, quanti anni? 26. Ok, 26, giusto, 16 anni. E come ti vedresti di aspetto fisico? Non lo so, forse un po' più ingrassata. Non lo so, sì. Qualche rughetta in più. Sicuramente. E invece. Hai qualche sogno, non so. No, no, per ora no. E quando Sì, eri probabilmente piccola, quella di fare una famiglia. cosa volevi diventare? Veterinaria. Ah. E c'è qualcuno, qualche amico, qualcuno che non vedi da tanto che vuoi salutare? Sì, però allora innanzitutto Maria Pia ed Elisa e poi Antonella e Raffaella che non le vedo da parecchio tempo. Benissimo. Invece Simone, tu c'è qualcuno che vuoi salutare che non vedi da tanto? Un mio migliore amico, amico super, Andrea Sabina. Benissimo. Allora, io vi ringrazio molto per aver po voluto partecipare a questa puntata. Ringrazio le vostre famiglie e ringrazio anche il pubblico che ci segue sempre numeroso. Adesso vorrei lasciare la parola al nostro talent scout Luciano De Bonis, che ha in serbo qualche sorpresa. A te la parola, Luciano. Buonasera a tutti, grazie Samantha per avermi passato la parola. Siamo di nuovo qui in una puntata del Talent Scouting. Siamo andati di nuovo alla ricerca di qualcuno, di qualche talento che si contraddistingua per le proprie abilità e stavolta abbiamo preso un talento un po' particolare. Beh, di solito quando si pensa a qualcuno che ha un talento si pensa a qualcosa in particolare, quindi che questo sia bravo a disegnare, che questo sia bravo a cantare, che questo sia bravo a suonare, ma a volte non si pensa al fatto che una persona può avere anche più talenti, o meglio, può essere in grado di sviluppare più passioni. Come dicevamo l'altra volta, sono le passioni, e la passione è la cosa fondamentale, l'amore per qualcosa che ti spinge in ogni senso ad intraprendere un percorso. Ed è quello che questo ragazzo, che tra poco andrete a vedere, ha fatto. Cioè è stato capace di riunire tutte le sue passioni e piano piano le ha sviluppate tutte quante, le ha testate, ha visto quali erano quelle che gli piacevano di più e le ha realizzate. Perché ragazzi, non è per vantare questo ragazzo, perché chiunque di noi lo fa e lo fa anche inconsciamente. Quando ad esempio a scuola uno si rende conto che gli piacciono più alcuni tipi di materie, come ad esempio le materie scientifiche, si accorge che non gli piace solo la scienza, gli piace anche la fisica, gli piace la matematica, spesso piace anche la filosofia. Cioè significa che ognuno di noi ha più passioni. E quindi è anche sbagliato ridursi e focalizzarsi su una sola ed unica passione. Ed è proprio quello che questo ragazzo ha fatto. Quindi non voglio dilungarmi più di tanto nella sua presentazione, tanto lui si è già presentato abbastanza. E quindi vi lascio, grazie alla nostra mitica regia, grazie Matteo, al video. E ci ribecchiamo alla fine del video, dove vi aggiungerò due particolari.
Salve a tutti, sono Cesar, sono un attore, un prestigiatore, un giocoliere, un mangiafuoco. Insomma, una serie di cose, una serie di nomi che distolgono semplicemente lo sguardo dalla realtà. In primis sono un ragazzo di 18 anni, vivo qui a Pietragalla, sono uno studente e mi hanno chiesto di parlare un po' di me. Beh, allora, la mia è una vita normalissima, che ha un piccolo dettaglio. Semplicemente mi sono approcciato a diverse forme d'arte all'età di circa 11 anni. Dopo aver visto un breve tutorial di magia su YouTube, corro da mia madre e gli mostro questo piccolo gioco che avevo appena visto, appena imparato. Ora, non voglio stare qui a raccontare ogni dettaglio, però a causa di una serie incredibile di coincidenze che si sono incastonate l'una con l'altra, ho conosciuto questo maestro che ha deciso di insegnarmi e poi successivamente di avviarmi verso l'arte della prestidigitazione o l'arte della magia. Grazie a lui quindi riuscii a creare il mio primo spettacolo che lentamente cominciai a portare in giro per tutta la regione. Spettacolo dopo spettacolo, evento dopo evento, questo hobby è cominciato a diventare un lavoro. Decisi quindi di iscrivermi a una compagnia teatrale, Gomma Lacca Teatro, che ho frequentato per circa 3 anni e grazie ad esso ho avuto la possibilità di conoscere artisti magnifici che mi hanno successivamente portato a partecipare a un fantastico progetto in collaborazione con Matteo 2019, che è La Nave degli Incanti, dove sempre questa mia compagnia teatrale ha ideato questa macchina teatrale spettacolare, questa nave di 30 metri che passava lungo la Basentana e fermandosi di paese in paese, proponendo spettacoli alla popolazione locale, si sarebbe così fatta avanti fino a prendere il largo nella città di Matera. Proprio durante questo periodo ho conosciuto tantissimi artisti di strada, mi sono avvicinato alle arti circense con maggiore interesse e soprattutto maggiore tecnica. Ho imparato a fare il mangiafuoco, ho imparato a fare il giocoliere, sono stato sui trampoli, insomma, ho avuto esperienze incredibili. L'arte dunque per me è stata sicuramente un'opportunità. Grazie ad esso ho potuto realizzare tantissimi sogni, ho potuto fare tantissimi viaggi in giro per tutto il mondo e concretamente credo che abbia dato un grandioso riempimento e un grandioso significato alla mia vita. Ma al di là di tutto il mio curriculum, che può essere più o meno interessante, più o meno inutile, alla fine sono soltanto esperienze, nulla di più, nulla di meno. Ma dopo aver realizzato circa 700 spettacoli, che non sono nulla rispetto ai grandi numeri che fanno i grandi artisti, o rispetto agli anni di studio che ho compiuto in merito alla magia, in merito al teatro, che non sono assolutamente nulla, 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 nulla. C'è gente che fa queste cose da una vita e non si ritiene neanche un artista in quello che fa. Come posso allora io permettermi di definirmi tale? Ad esempio, Dario Fo, anche dopo aver vinto il Nobel, continuava a dire che non si sentiva un attore. Ma allora mi chiedo, come posso io nulla circondarmi di titoli? No, sinceramente non ci sto. Credo sia più efficace circondarsi invece di emozioni e di esperienze, tra virgolette, che hanno portato un cambiamento reale all'interno della nostra esistenza. Mi sento dunque, infine, di dover specificare un ultimo piccolo dettaglio che tanto piccolo non è. Se non fosse stato grazie a mio padre, grazie a mia madre, grazie ai miei fratelli, ai miei maestri, miei nonni e qualsiasi altra persona che mi ha sostenuto, che mi ha contattato per il lavoro e non solo, io probabilmente a quest'ora non avrei fatto nulla di tutto ciò. E dunque anche e soprattutto merito di una serie di cose che io non ho assolutamente scelto, mi ci sono trovato in questo vortice. E la cosa più bella di tutte è proprio seguire questo flusso che ci viene donato. Credo sia oggi come oggi fondamentale cercare di vedere la bellezza e il buono in ogni cosa che ci circonda, smettendola di circondarci di pregiudizi, di male e di violenza inutile. Detto questo, ringrazio l'Accademia Ducale per avermi dato questa possibilità. E detto ciò, dal vostro Cesar è tutto. Ciao a tutti. Tu sei una bugiarda come noi. Vedere proprio davanti a sé, come se fosse vera, la nave degli incanti.
Bentornati qui in diretta nello studio. Allora, avete visto questo video, avete conosciuto questo ragazzo e avete potuto assistere a quello che cercavo di dirvi prima. Adesso vi dico queste due cose particolari che mi sono tenuto per la fine. La prima delle tante è quella che ricordo ogni volta, cioè noi siamo comunque sempre alla ricerca di talenti e quindi potete farvi scovare voi, noi siamo alla ricerca, ma potete anche farvi scovare voi, e questo è possibile attraverso tutti i riferimenti, link e quant'altro che riguarda l'Accademia, che potrete vedere a fine del video in sovrimpressione, ma li avete visti, siete anche sulla pagina Facebook adesso in questo momento dell'Accademia, quindi avete tutti i contatti a portata di mano. E questa è la prima cosa. La seconda cosa invece è darvi una dimostrazione pratica di quello che vi ho appena detto, perché non voglio mentirvi. Allora, ve lo spiego molto facilmente. Si possono curare più passioni contemporaneamente e la cosa più bella è quando si fanno coincidere. E vi dico una cosa, ad esempio, io sono in diretta qui con voi, ma nello stesso frattempo ho fatto altre due cose. Ho curato la mia passione per lo studio, infatti stavo studiando, anche mentre sono qui di fronte a voi sto studiando. E questo che cosa fa? Mi crea un collegamento pazzesco, perché è spettacolare riuscire a studiare, stare con voi nello stesso momento, fare talent scout, e un'altra cosa ancora, sono riuscito anche ad occuparmi di un'altra faccenda abbastanza importante che riguarda sempre voi e sempre l'Accademia. Quindi la cosa spettacolare è che tutti, ma tutti, quindi anche gli altri, anche Samantha, anche Rossella, anche Simone che sono qui con me, no? Voi pensate che stiano facendo solo una cosa in questo momento, ma ne stanno facendo tante, tante e tante, perché credono in quello che fanno. Ed è quello che mi auguro state facendo anche voi. Magari state cucinando mentre state guardando la diretta, è un'ipotesi, però state curando due passioni contemporaneamente. Ed è così, aumentando il numero di passioni, quando tutto diventa passione, quando anche il proprio lavoro diventa passione, che si riesce in grandi cose. Ed è con questa ultima affermazione che voglio lasciarvi quest'oggi, perché ho esaurito le parole, ho esaurito il tempo e devo tornare a studiare. E per questo ripasso la parola allo studio, ringrazio ancora Matteo per la regia, a te Samantha per i saluti finali. Grazie mille Luciano, ci sorprendi sempre. E vorrei ringraziare tutto il nostro pubblico e ricordarvi il prossimo appuntamento qui sulla Web TV Young insieme ad altri allievi dell'Accademia, giovedì 18 giugno 2020. Mi raccomando, non mancate, perché ci sarà una sorpresa per voi. Inoltre vorrei ricordare l'appuntamento di domenica alle ore 19 in diretta dalla Web TV. Ci vediamo, a presto. Ciao! Ciao!